Bella a tutti ragazzi, sono SvapoGamer, oggi siamo tornati con FIFA 18 e la carriera allenatore con il Foggia e dagli ultimi commenti che ho ricevuto sotto lo scorso episodio mi avete detto di mettere prima di tutto in vendita tutti quelli che non usiamo e così andremo a fare, quindi andiamo su Abrosa e vediamo chi è inutilizzato, tipo lui sarebbe inutilizzato, il problema è che poi non abbiamo più terzini, quindi no beh di terzini ce ne abbiamo. Quindi possiamo anche cercare di venderli un po' tutti, poi dovremmo andare a comprare un altro difensore centrale perché ne abbiamo soltanto 4 e in Serie A solo 4 difensori centrali. Non so se è il caso di tenerli, meglio averne 5 e ho già dato un'occhiata a chi possiamo prendere. Quindi dobbiamo mettere anche Rubin. Rubin non so se metterlo... se metterlo in vendita. Sì, noi proviamo a venderli un po' tutti, poi al massimo ci muoviamo di conseguenza. Noi intanto aggiungiamoli tutti, quelli che non usiamo, i più scarsi. Invece tipo Vacca, Fedele, così ragazzi non li vendo, ci hanno portato dove siamo. E mi dispiace ragazzi, ma loro non si toccano, almeno loro. Calderini tipo via tutta la vita. Sarno no. Sarno per niente, Pompilio direi proprio di sì, aggiungiamolo alla lista trasferimenti. Mazzeo sì, anche perché in attacco ce ne abbiamo un casino. Sperando che poi accettino tutte le contrattazioni, cioè nel senso se riusciamo a venderlo loro accettino di andare in quella squadra, trovino un accordo con la squadra interessata. Floriano sì, ciaone. Fedato niente, Gervinho, ok, direi che bene o male siamo a posto. Adesso diamo un'altra occhiata veloce, a chi ricorda non si tocca. Calderini l'abbiamo messo, Deli, Fedele, Ramé l'abbiamo già messo, se non sbaglio, sì. Abbiamo messo tutti quelli più scarsi, mettiamola giù così, che sembra messa giù meglio. E Figliomeni, non lo so, se riusciamo a comprare un altro difensore centrale magari possiamo venderli. Allora, nel mentre, vediamo un attimino cosa fare. Qua non possiamo fare nulla, quindi non ci resta nient'altro che andare avanti e cercare di allenare i giocatori quando servono. Tra l'altro mi avete anche chiesto di far allenare Cutrone che diventa una bomba. Ma non si vede, a dire il vero, non si vede, però mi fido di quello che mi avete detto. Adesso magari, stanno per salire un po' tutti. Adesso vediamo come si allenano. Giusto per essere sicuri di non far cavolate. Vabbè, stanno salendo abbastanza bene, direi molto bene. C'è Alexander Arnold che sta diventando una bomba, veramente. Quindi, poi fa un casino di ruoli ed è una cosa bellissima. Tra l'altro non arrivano email né niente, ma manco quelli degli osservatori arrivano. Credo perché siamo quasi a fine mese, ecco, arriveranno più o meno ora. Floriano, oh, Floriano, anche se sono solo 290.000 euro, direi che possiamo cederti al Brescia, che sia proprio quella che... Sì, dai, diamoglielo, diamogli Floriano. Poi andiamo avanti e vediamo come si mette. Allora, sono arrivati gli aggiornamenti mensili degli osservatori. C'è anche un'offerta per Mazzeo. Mazzeo lo vendiamo, sempre se accettano, come vi ho detto prima. E poi devo anche pensare a qualcosina da comprare, da non spenderci tanto, magari sul 70 di overall, giusto per tamponare questi qua che sono andati via, almeno uno per ruolo, non tantissimo. E poi vediamo il resoconto. Allora, malissimo. Il Giappone va male. Tu non mi piaci per niente. Shudo Ishida, no, rifiutiamolo. Toshio Mazaki anche, oh, ma uno decente. Lui può essere decente. 15 anni, non vale un cacchio. Mandiamolo via, perché adesso li prendo se valgono qualcosina anche. Oh, 70-82, non mi sembra male. Vale già 2,50. Proviamo a tenerlo lì nella bambagia. Però quanti anni ha? 17. No, fai schifo sinceramente. Ha 17 anni così. Tu pure. Tu anche. Minchia, quanto vale? 20.000 euro? 45 euro, così tanto? 71,91. Tu sei una capra, via. Tu pure.
Allora, tu invece, Yoshito Saito, Saitou, non sei male. Hai 15 anni, hai un potenziale di 71-91 e puoi fare i ruoli difensivi, più o meno. Ti teniamo d'occhio. Tu dove sei giapponese? Quando mai? Comunque. Oh, ragazzi, uno su quanti? Die Orco cane. Questo è buono. Questo è buonissimo. Anche se ha 16 anni, 77-94, può fare le fasce praticamente la punta centrale. Non mi sembra male per niente. Allora, possiamo metterli tutti e due in primavera. E ci sta. Buoni, buoni, buoni. Così ampliamo un attimino anche la primavera perché non abbiamo praticamente nessuno in primavera. Adesso attendiamo l'altro allenamento. No, non arriviamo. Ah, Woodburn. Non è male. Vale 2 milioni, un'ala. Io quasi quasi. È da crescere, eh. Però mi avete detto che diventa fotonico, quindi mi fiderei di voi. Proviamo a prenderlo subito. Offerta, vacca non si tocca, ragazzi. Vacca veramente non si tocca. Rifiutiamo. Rifiuta l'offerta, perché comunque sia ci serviranno dei giocatori per far riposare gli altri e quelli più forti non possiamo lasciarli andare via per niente. Nel mentre proviamo a prendere Woodburn. Tanto quante finanze abbiamo? 7,83 milioni. Ma sì, dai. Proviamo a prenderlo. Ma porco cane. Ok. Non è male, 69 di overall in fin dei conti. È giovane come l'acqua, c'ha 18 anni. Credo che se lo alleni un pochino salga molto in fretta, anche da quello che mi avete detto. Quindi andiamo a parlare con il Liverpool e vediamo come si mette. Gli offriremo ovviamente 5 anni di contratto perché, vabbè, sono lieto anch'io di vederla. Proviamo a scambiarlo. Con un centrocampista dovremmo avercene tanti, infatti. Vacca non si tocca. Deli, che è quello che vale di più di quelli cedibili, diciamo così. Che ne dice? No, mi fa cacare. Gli serve un difensore centrale, ma noi di difensore centrale non ne abbiamo. Quindi offerta per il cartellino, lui vale 2-2. Io gli offrirei, non lo so quanto possiamo offrirgli, 2? 200. Vediamo se accettano. Ah, così. Proprio volevate sbarazzarvene. Perfetto. Adesso magari andiamo a trattare con lui. Così vediamo un attimino come si mette e cerchiamo di capire un'altra ala. Però lui, se non sbaglio, poteva fare anche altri ruoli. Avevo intravisto. Ok. Turnover. Oh, perfetto. Ha accettato il turnover. Lui prende 31,5. Stiamo facendo progresso per vedere il contratto. 5 anni ti offro tutta la vita perché sei giovane. Ok, lui vuole 3 anni, quindi andremo sui 4 e lui accetterà come al solito. Infatti, perfetto. Proponi clausola rescissoria. Ignora clausola rescissoria, ignoriamola. Vuole 44.000 settimana. No, cioè, Ciccio, va bene. Sei venuto per fare il turnover, vuoi tutto. Vuoi tutti quei soldi? No, ma anche no. Modifica stipendio e bonus di ingaggio. Allora, lui 34.000. E poi il bonus di ingaggio va benissimo anche con quello presenze, perché tanto non credo che le farà tutte quelle presenze. Niente, non è più interessato a trasferirsi, proveremo a prenderlo più in là. Proveremo a prenderlo più in là e nel mentre io prenderei anche un difensore centrale, a dire il vero, e avevo visto lui. Dov'è? Lui? No.
No, non era lui. Dove cavolo è? Sì, mi sa che era lui. Il difensore centrale. Sa, Jorge Sainz. Proverei. No, non il giocatore si è appena trasferito. Non si può. Perfetto. Siamo messi benissimo. Porco cane. Niente. Difensore centrale è andato. Faceva anche il terzino questo, era buono. Puzzona ladra, non si può. Infatti, non possiamo parlare di pagare la clausola recessoria con questo giocatore, ok. Niente, niente. Torniamo indietro. Adesso lasciamo passare un po' di tempo, poi cerchiamo di prendere colui che ci ha appena rifiutato. Woodburn. No, 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 c'era l'allenamento da fare. C'era l'allenamento. Comunque, aggiornamento mensile dell'osservatore. In Italia, questo qua è greco, infatti. Ok, Esposito. Mamma mia, manco per fare il pane, vai bene. Guidi anche tu, è quello di poltrone sofà. 57,79. No. Antonio Rossi, 16, 16 anni. Mamma mia, l'Italia ragazzi non produce niente. L'unico è sto Lombardi qua, però. Regà. Teniamolo d'occhio. E invece quello dall'Olanda ci arriva con così proprio pronti via. 15 anni, 70-94. Non è male. Può fare un botto di ruoli. Poi c'è anche questo che è molto. Che è l'opposto praticamente. Copre tutti gli altri ruoli che Hendrix non copre. Smith. E allora direi: lui portiamocelo. Ok. 68,92, anche questo non è male, però 17 anni. Se cioè, hai 17 anni vale 60.000 euro. Non ne vale la pena. Anche tu, Jacobs, via. No, ho fatto ingaggio, vabbè, poi lo licenzieremo. E potenziale 50-68. Nah. Rifiuta giocatore. E Smith. Hai 15 anni. Ai 15 anni possiamo tenerti in squadra in primavera, cioè vali 600.000, nel senso vali un botto. E ti teniamo lì nella bambagia a farti crescere. Comunque, perché non mi fa. Ah no, non, gli allenamenti manca ancora un giorno. Per gli allenamenti manca ancora un giorno, che è arrivato, se magari me lo fai fare, grazie. Andiamo a vedere. Allora. Io farei fare ancora un paio di allenamenti, poi magari sì, lo tolgo Van Huysden qua, come si chiama. E tra l'altro, se sapete come si dice veramente, ditemelo perché io sto facendo una fatica ogni volta che devo pronunciarlo. Comunque, facciamo un attimo un po' tutti gli allenamenti. Gli facciamo fare ancora questo, un altro così sale. No, adesso dovrebbe salire. No. Mamma mia, se ti sei allenato male però. Vabbè, facciamogli fare ancora un paio di allenamenti così sale e non abbiamo più problemi visto che arriverà a 75. Dirigenza Foggia. Ah, ok, abbiamo aumentato il valore del club nel giro di 3 stagioni e abbiamo già aumentato, bene. Floriano non se ne vuole andare, perfetto. Perfetto così. Allora, principale. Andiamo avanti. E vediamo, stop alle trattative per Mazzeo. Ok, anche Mazzeo non vuole andarsene. E che palle però, raga. La squadra di BK si è interessata ad acquistare Rubin. Diamoglielo Rubin. Cosa aspettiamo? E anche Emperor. Accetta offerta. Ma accettiamo anche quella di Emperor, va? Poi un difensore centrale, bene o male ce la facciamo a portarcelo via. Stop alle trattative per Mazzeo. Bene così, andiamo avanti, mancano 3 giorni al prossimo allenamento. E poi non saprei che difensore centrale possiamo prendere, a dire il vero. Adesso magari do un'occhiata anche negli svincolati lì se c'è qualcosa. Magari qualcosa di importante, ovviamente. Siete interessata a Pompilio, speriamo che se ne vada, Pompilio che non ha visto il campo nemmeno negli allenamenti. Accettiamo l'offerta. E facciamo passare ancora un po' di tempo a meno che non ci siano gli allenamenti, dicevo. Oh, dovresti salire con tutto.
Vedi di salire. F. Ma poi? Ma mi prende per il culo. Non vuole che lo tolgo dalle sessioni di allenamenti. Io gliene faccio fare un'altra perché devo farlo salire in marcatura, in quelle cose lì. Perché è troppo importante. Poi metteremo Cutrone ad allenarsi. Noi comunque sia, continuiamo a procedere, anche se siamo arrivati ad agosto, quindi magari è meglio che do un'occhiata. Anche le trattative. Oh, abbiamo venduto Rubin. Allora, Fedele, ma non... Fedele non si tocca. Per niente proprio. Rifiuto offerta, tutta la vita. Però... Dove cavolo è? Adesso, vabbè, andiamo da di qua. Fedele, no. Dopo guardiamo il resoconto della primavera. Vabbè, hanno fatto chi non avrebbe un interesse per Clivert, è ben forte. Abbiamo venduto Rubin per 560. La società ha messo a disposizione 400.000 euro, che sono buoni. E Emperor, niente, non sa da fare. Comunque, resoconto della squadra primavera. Adesso così possiamo vedere i nostri giovani talenti. Giovani sì, ma talenti non credo proprio, a parte lui che no. No, per niente. Vabbè, però hai 15 anni, magari salirai. Yongsoo Ung, sei un COC 7682, secondo me se ti lasciamo ancora qua un pochino cresci. Yongjil Cho, no, no per niente. Potresti anche tornartene dalla Corea da dove sei venuto per quanto mi riguarda. Hendrix 7292, 46 di overall, fa l'ala destra. L'ala destra, sì. Buono, ma non troppo, diciamo così. Yoshito Saito, 71-87 era questo. 56 di overall, fa il centrocampista difensivo centrale. Ecco, questo è buono, perché avere un'alternativa a Witzel così non è mai male. 77-83, terzino sinistro. Ye Jun Sin, invece, lasci il tempo che trovi. Mariani, vale un casino, Mariani. Vediamo le opzioni che ci dà. Promuove in prima. Ah, ok. Si possono promuovere e basta. Nobuhito Sato. Anche lui non è male, 54. Ah, Mariani vale così tanto perché ha 61 di overall. Ok, adesso mi è tutto più chiaro. Tyler Wright è il portiere, ma non ci serve. Tatsui Natsume, 72-80. Mijun Choi. Questo qua è. Vale tanto, ma a 17 anni c'ha 62 di overall. Si può far salire questo, eh? Fa l'esterno. Kenji Suzuki, questo qua deve essere velocissimo. C'ha 16 anni, fa l'ala sinistra e ha un potenziale di 94. Li lascio ancora qua, adesso ragiono, vedo, al massimo portiamo su quelli della primavera, la stregua se non riusciamo a prendere nessuno, ragazzi, facciamo crescere loro. È l'unica cosa che mi viene in mente. Adesso magari cerco di far passare ancora un po' di tempo in questi 3 giorni, poi alleniamo e andiamo a cercare di... Oh, Pompilio venduto. Bene. Almeno abbiamo un giocatore in meno, non per i 40.000 euro che ci sono arrivati. Direi benissimo. Sessegnon, no. Ragazzi miei, Sessegnon non possiamo darlo via. Cioè, 76 sta e continua a salire. No, 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 no. Rifiuto offerta. Vale ancora troppo poco per poter pensare di venderlo e prendere altri giocatori con quello che abbiamo guadagnato da lui. Allenamenti, allenamenti. Oh, se non sali adesso, però. Non me ne capacito. Oh, ci si è allenato decentemente, bravo. Quindi dal prossimo allenamento al suo posto possiamo mettere Cutrone. Direi proprio di sì. Anne è quasi a 79. Scusate. Quindi, vediamo se gli sono passate le sue cose a Woodburn. Vediamo un attimino. Intanto, vediamo se magari quello là. Ah, no, vedi, se lui possiamo prenderlo. Però 6 milioni e mezzo. Se no, ci sarebbe anche. Se vogliamo fare un bel investimento, ci sarebbe anche Sar che si è appena trasferito alla Sampdoria. Quindi, ciccia alla Sampdoria. Sti cavoli. Noi possiamo prendere lui, che è sempre meglio di...
di non avere un difensore centrale, lui è vecchissimo, quindi direi proprio di no. Scusate, un pochino di tosse. Oscar, 37 milioni. Ragazzi, io voglio. Cioè, voglio. Lui. Il mio obiettivo sarà prendere lui. Lo so che è molto più scarso, tipo anche di Ibra, però Ibra non mi sta piacendo. Quindi, si sa mai che mi viene la pazzia a gennaio di prendere, vendere Ibra e prendere Falcao. Sarebbe tanta, tantissima roba. Comunque, adesso andiamo a cercare di prenderci Woodburn, contattiamo per acquistare. Che poi noi l'accordo con la società ce l'abbiamo già col giocatore che non l'abbiamo trovato. Perché ogni volta bisogna rifare la tiritera del giocatore. Ma tieni per saltare. Vabbè, offerta per cartellino perché tanto non abbiamo nessuno che gli interessa. Modifica. Diamogli come prima 2 milioni e 100. Avanti. Avanza offerta. Vediamo cosa ci dice. Mi sembra una buona offerta. Accettiamo il prezzo del cartellino proposto dell'1%. Sì, accetta perché sennò non ti scazzi, non ti scolli più. Oh, adesso il problema sarà parlare con lui perché vuole uno sproposito per fare turnover. Cioè, va bene tutto, però. Ruolo in squadra sporadico. Accettiamolo, che è molto meglio di turnover. Lui chiede 4 anni, controfferta a 5, cioè ha cambiato tutti gli accordi che aveva fatto, che voleva prima. È contento. Ben per te. No, accetta, va bene, niente clausola rescissoria. 43.500. Allora, i 220 puoi scordarteli. Controfferta. Rimuovi bonus, avanza offerta. Va bene tutto. Senti, va bene così perché sennò non ce la caviamo più e non ci serve un difensore centrale. Tanto non dobbiamo fare grandissimi. Qui c'è anche Yaya Touré. Solo 10 milioni vale? Vabbè, però cacchio, è sceso un casino. Sto era uno dei centrocampisti più forti di FIFA 2 anni fa. Era un mostro. Vabbè. Comunque, Giovinco non sarebbe male prenderlo. Però 22 milioni può rimanere lì dov'è. Balotelli anche. Questo giocatore. Ah, ma Touré poi si ritirerà, quindi niente. Pablo Maffeo vale 8 milioni e fa il terzino. Però no, ragazzi, dobbiamo darci una calmata con gli acquisti. Intanto magari vediamo come va adesso, poi a gennaio ci muoviamo meglio sul mercato come la stagione scorsa, anche perché la squadra nel senso ce l'abbiamo, non è che non abbiamo una squadra con cui affrontare il primo anno in Serie A che non abbiamo niente. Cerchiamo anche di tenere un po' di soldi per poi magari investirli il prossimo, no, Beretta. Sì, Beretta possiamo darglielo. Ha voglia. Accettiamo l'offerta, ci date quello che vale, potete benissimo tenervelo, sempre se lui accetta ovviamente. È un milioncino in più che ci teniamo. Comunque vi stavo dicendo, essendo la prima stagione, abbiamo soltanto la Coppa Italia e il campionato, quindi ce la dovremmo fare ragazzi, a sostenere le partite. Non sarà quello il problema, anche perché la rosa l'abbiamo ampliata con dei giocatori più forti. Quelli più scarsi stiamo cercando di mandarli via. Beretta, stop alle trattative. Ovviamente. E adesso vi faccio vedere sempre se FIFA si sblocca, ok. Stop al trasferimento, Beretta si è ritirato dall'operazione, ci dava un casino di soldi rispetto a quello che serve Beretta in una squadra, soprattutto di Serie A olandese. Comunque è il turno di Cutrone. Mettiamolo. Che poi adesso li lascio salire ancora un po' tutti e poi cambierò gli allenamenti da inizio anno. Così facciamo salire anche qualcun altro. Allora, attaccanti, Cutrone come mi avete consigliato e gli farei fare qualcosa sul fisico perché ragazzi, è veramente una cosa. No, magari difesa no. Però qualcosa. Cioè, lo sfiorano, cade a terra.
No, vabbè. Ma anche questo non ci starebbe male, visto che è un pochino scarsino in tiri dalla distanza e tutto. Magari farlo salire qua non sarebbe male, almeno avremo qualcuno che da fuori ce la fa, visto che non dribbla. Comunque, simuliamo tutto. Vediamo tutti gli altri come sono messi, anche perché, beh, Martinez è quasi 80 anche lui. Feden fa fatica a salire, ma dovrei anche farlo giocare un po' di più. E Anne è quasi 80. È quasi 80. Cutrone invece è salito, era già a 70, o no, boh, non so, non ci ho fatto caso. E Arnold, vabbè, continua a crescere come un forsennato e va bene così. Io direi che per ora abbiamo fatto tutto. Se succede qualcosa, che arrivano messaggi, ve li faccio vedere, altrimenti ci vediamo la partita con il Brescia con la formazione completamente titolare. Eccoci qua ragazzi, questa è la formazione titolare, poi in panchina abbiamo anche tutti questi bei giocatori. Nel mentre avevo anche optato, visto che abbiamo Ibra, per sfruttarlo un attimino, potremmo giocare anche con due COC e tenere lui come punta centrale. Poi nel caso vediamo come si comporta, perché non mi sta giocando bene Ibra in queste poche partite che abbiamo fatto. Boh, magari sarà soltanto un fatto di ambientamento. Comunque la formazione va bene così e direi che possiamo iniziare la partita contro il Brescia di Coppa Italia. Eccoci qua nella nostra prima partita ufficiale di quest'anno e cerchiamo di, non dico di stravincere, ma perché non credo che ce la faremo, visto come stiamo giocando nelle ultime partite, ma perlomeno di andare avanti in Coppa Italia, perché ci serve per la fiducia dell'allenatore. Bellissimo, bellissimo, ma porco cane. E invece no, come al solito i cross o li facciamo di merda o non ci arriviamo nemmeno. Cucurella! Cucurella, che tiro che ha fatto! Contro cross di testa. Ma vai di piede, vai! Tira, cavolo, di testa con la mozzarella. Cucurella si propone, Cucurella si propone, allungatela, Cucurella. Andiamo a crossarla, Cucurella. Bella che ci sei, bellissimo, bellissimo sto gol. Non ci credo, non ci credo. Guardate chi ha fatto gol. Guardatelo, Mono Gullit, ragazzi, Mono Gullit ha fatto il gol. Il primo gol nelle partite ufficiali è fatto da lui. Allora, Mono Gullit, vi spiego perché. Perché Dorian sotto nei commenti, Dorian Bandasegotti sotto nei commenti ha detto che assomiglia a Gullit ma con dei forti problemi di capelli, quindi è tipo monogoloide. È Mono Gullit, così più o meno. E quindi veramente fantastico. Iniziare così è bello, perché è stato un acquisto azzeccato, evidentemente. Tutto merito di Cucurella, però quella grandissima galoppata che si è fatta è stata tanta tanta roba. L'hai visto? L'hai visto su Fedato? Fedato rientra. Si è rientrato malissimo Fedato. Ma cosa ci fai qua? Cioè, difensore centrale, dimmi cosa ci fa qua il difensore centrale. Al pallone filtrante. Non ci credo, subito così abbiamo preso gol. C'era Vaneusden, come si pronuncia, che era in attacco, non ne ho la più pallida idea del perché. Buco in difesa, abbiamo preso gol, subito, pronti via. Manco il tempo di festeggiare. Bellissimo per Gomez! Mamma che partita che sta venendo fuori. Assist di Gullit, eh sì, di Gullit, ragazzi, di Gervinho. E Gomez, gran gol, grande contropiede più o meno. Cioè sì, è un contropiede, abbiamo ribaltato la situazione in pochissimo tempo. Grande assist e grande gol. Grandissimo gol, direi. Fedato, mettilo il cross. Ma porco cacchio. E io, da qua si chiude. Non guardare niente, chiudila. Va bene così, torniamo tutti dietro. Vai per Ibra! Oh, l'ha messa con una deviazione, però l'ha messa. Finalmente Ibra. Bravo Ibra. Adesso vorrei rivederlo questo gol, perché voglio vedere che tiro
TDM che aveva, che ha fatto. Tra l'altro Gomez, grande assist. Non sarebbe mai entrato sto tiro, secondo me l'aveva tirato in bocca al portiere. Sì, molto probabilmente sarebbe andato in bocca al portiere, ma fortunatamente l'ha messa dentro. 3-1 ragazzi, gliel'hanno segnato anche. Iniziamo il secondo tempo, direi che possiamo continuare come abbiamo finito il primo e fare due cambi al 60esimo e uno aspettare nel caso in cui si faccia male qualcuno verso il 75esimo. E basta, adesso vediamo come va il secondo tempo. Se facciamo un altro golletto siamo molto più sicuri. Però sicuramente adesso andremo a prenderlo. No, invece. Vai su Gervinho, che rientra. C'è Ibra da solo in mezzo, ma ci arriva fedato. Ragazzi, 4-1 e sì, direi che possiamo fare due cambi. Mettiamo dentro Cutrone al posto di Martinez, che l'abbiamo visto soltanto adesso in questa inquadratura, per il resto non si è visto. E fedato anticipa tutti, tantissima roba sto gol, bellissimo. Abbiamo preso gol, ma da dietro ti sei fatto, cioè allungalo il piede, allungalo. Non ha allungato il piede un cavolo, ma porco cane. Comunque ho fatto due cambi, ho messo Cutrone e Foden al posto di Gomez e Martinez. E sono appena entrati da 4 minuti di gioco praticamente. E dobbiamo assolutamente tenere e non farci recuperare. Su Gervinho ancora che rientra, la mette in mezzo, su fedato e ancora. Ma cos'è successo oggi? 5-2, la difesa è sempre quella che è. Witzel! Cutrone, non deluderci. Oh, hai fatto gol di rapina, ma almeno l'hai fatto alla Pippo Inzaghi. Bravissimo. Che cosa fai l'aeroplanino? Mica sei Montella. Bravo Cutrone. Bene così. Gli abbiamo dato fiducia e ci ha ricompensato, anche se è stato solo attento, mettiamola giù così. Bene così però. Tocco di ritorno. La mette in mezzo con questo pallone. No, cosa ha fatto Han? Che minchiata che ha fatto Han, ragazzi. Non l'avevo mai visto una cosa così. Non ci credo. Non ce lo faranno nemmeno rivedere adesso. Ma poi. Non sono senza parole. Non risultano, ovviamente. Han. Per i loro tifosi. Porco cane. La traiettoria verso il centro. Occasione. Ecco il tiro. Arnold e mette il settimo. E hanno fatto una cazzata a portiere, mettiamola giù così. Non hanno dato del loro meglio i portieri in queste partite. In questa partita, mettiamola giù così. A parte che il nostro non ha fatto niente, è andato soltanto oggi a raccogliere 3 palloni dalla porta e basta. Poi una volta che è stato tirato in causa ha fatto quella minchiata lì. Ma vabbè ragazzi, ci sta, l'importante è che abbiamo vinto, perché abbiamo vinto. E adesso finirà la partita, infatti. E bene così, adesso non so se andate a ritorno, qua sono i preliminari, credo che siano soltanto diretti, non vorrei dire una cavolata, ma adesso comunque sia lo vedremo. Credo che lo vedremo prima di subito, comunque oggi ero incontrastato, è stato Monogullit, tutta la vita. Gervinho ha 2 assist, il gol, continuava a proporsi, fedato sì, ha fatto la doppietta, però lui tantissima roba. Adesso magari alleniamo un po' tutti. Vediamo cosa possono darci questi bellissimi giocatori, quali forti emozioni possono darci. Nessuna forte emozione, nessuno di loro tra l'altro, l'unico è Foden che sta salendo, bene così. Allora ragazzi, è il 20 di agosto, quindi manca ancora diciamo una settimana e mezza alla fine del mercato. E fatemi sapere dei giocatori però mirati, nel senso tipo un difensore centrale che non costi troppo e magari, non lo so, un difensore centrale, un terzino, mettiamolo giù così, da prendere, che non costino troppo, giusto da tenere lì nel caso in cui ci siano i nostri stanchi, e cerchiamo di prenderli. Noi abbiamo 4 milioni e 9,
quindi non è che abbiamo tantissimo, ma direi che è più che buono così, giusto? Quattro difensori magari da 2 milioni a testa ci starebbe tanto. Per il resto andiamo a vedere un attimino e la prossima partita quale sarà? Credo che sarà la prima di campionato. Infatti, ok, ma aspetto ad andare qua perché voglio avere dei vostri pareri su questi giocatori da prendere. Quindi, ragazzi, no, non usciamo. No, 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 no. Ok, quindi, ragazzi, direi che possiamo fermarci qua a lunedì 20 agosto. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Bella!